Noi ci occupiamo prevalentemente di casi di violenza sulle donne e all'interno dello sportello operano operatrici che rappresentano varie professionalità. Ci sono le avvocate, le sociologhe, le assistenti sociali, le psicologhe, proprio perché andiamo a trattare casi in cui è necessario lavorare in sinergia, perché se solo l'avvocato magari non può trattare con le dovute competenze un determinato argomento, come non lo può fare solo la psicologa, ma è appunto un lavoro di equipe, di squadra. Rispetto appunto a questo episodio che è accaduto qualche giorno fa, e quindi non lo voglio neanche enfatizzare come episodio, ma non lo voglio neanche banalizzare. Perché non lo voglio banalizzare? Perché anche se non è arrivato a delle estreme conseguenze, c'è stato questo palpeggiamento, ritengo che tuttavia questo rappresenti la punta dell'iceberg di un fenomeno sommerso, che è un fenomeno culturale che ancora caratterizza la nostra società. Purtroppo quest'uguaglianza fra uomo e donna in realtà nella nostra società non esiste, e lo vediamo nei molteplici fenomeni che caratterizzano la vita di ogni giorno. Lo vediamo nelle istituzioni politiche. Io vorrei, certe volte veramente mi indigno per gli epiteti che vengono dispregiativi, che vengono ogni giorno proferiti nei confronti della Presidente Boldrini. La soluzione è quella di sensibilizzare sempre di più e di denunciare sempre di più questi casi che possono sembrare anche banali, proprio perché parlandone, denunciando, vedendo che ci sono delle risposte certe, immediate da parte delle forze dell'ordine, come è avvenuto in questo caso, da parte della magistratura, si può riuscire ad uscire da questo da questa sorta di limbo in cui ancora le donne purtroppo sono relegate.